Benvenuti ad un nuovo appuntamento con Salute senza età. Oggi parleremo di servizi per la qualità della vita, ovvero di come i territori possono migliorarsi nella vicinanza sociosanitaria, assistenziale ed educativa alle comunità e soprattutto ai casi di fragilità. Eh, L'esempio Marche è sicuramente un buon esempio, un punto di eh, partenza convincente per discutere. Eh, terra di longevità, di servizi ramificati legati alla cooperazione sociale e anche a strutture di eccellenza di rilevanza eh, nazionale. E iniziamo proprio parlando di cooperazione, eh, di cooperazione sociale. Lo facciamo con il nostro ospite eh, Diego Mancinelli, responsabile del Dipartimento Ricerca e Formazione della Cosmarche. Benvenuto. Benvenuto. E lo abbiamo detto, Mancinelli, le marche sono diventate ormai un simbolo. Eh, si invecchia bene, si eh, vive bene, si vive a lungo. C'è attenzione alla qualità della vita, in qualche modo anche a controllare che i servizi funzionino per quanto riguarda il sociale. E soprattutto quelli indirizzati alle fragilità e alle famiglie. Qual è dunque eh, il ruolo, oh, Mancinelli, della cooperazione sociale all'interno di questo contesto? Cosa apporta ai territori e alle comunità? Sì, buongiorno a tutti e, e buongiorno a lei. Il ruolo della cooperazione è un ruolo che in questi anni, eh, come dire, è cresciuto eh, notevolmente, eh, in particolare la cooperazione sociale. Eh, le marche, è vero, sono una regione in cui i servizi alla persona, sociali, sociosanitari, educativi, eh, hanno raggiunto un livello di qualità fondamentalmente buono, eh, con punti di eccellenza assolutamente eh, nel nostro territorio. E in questo, grazie, come dire, al lavoro che in questi 30-35 anni tutto il sistema dai servizi pubblici a quelli del privato, a quelli del privato sociale, alle cooperative sociali hanno messo in piedi. Il ruolo della cooperazione mh, è un ruolo assolutamente eh, fondamentale. Per una serie di, di ragioni eh, anche storiche eh, da questo punto di vista. Eh, in particolare ehm, la cooperazione sociale ha spesso dato origine eh, ai servizi stessi ne, nel tempo. Poi questi sono diventati come dire di patrimonio e di disponibilità di tutta la collettività. Eh, e questa è una prima ragione. L'altra è che comunque le cooperative sociali, in particolare quelle eh, marchigiane, eh, sono fondamentalmente, profondamente radicate con il territorio. Cioè noi, eh, la, la Cosmark ma anche le altre cooperative sociali, lavoriamo in questo territorio, abbiamo le nostre sedi qui, abbiamo i nostri operatori in questo contesto e ci crediamo, eh, è, è quasi difficile che spesso le cooperative sociali marchigiane vadano a fare servizi in altri territori perché noi investiamo e abbiamo investito nel tempo eh, nelle marche, abbiamo investito in termini di risorse economiche eh, ma anche professionali eh, perché oltre a dare servizi ai nostri migliaia di utenti, eh, bambini, disabili, anziani, persone con problematiche di tipo psichico, di dipendenze patologiche, noi abbiamo anche un'altra parte noi siamo comunque soci di cooperative, noi diamo lavoro a noi stessi eh, e diamo lavoro a migliaia di, di persone nelle marche e, e, e questo vuol dire anche investire sulle, eh, sulle persone, sulle risorse professionali e non è un investimento da poco perché Uh, un esempio che porto sempre, se noi possiamo raffrontarci con un'impresa, un'industria, l'industria può migliorare la qualità del proprio prodotto, lo può fare nuovo, ci può mettere nuova tecnologia. La forza del, del, del nostro è è la persona, quindi soltanto uh, come dire, investendo sulla persona, investendo su, uh, sulla formazione professionale, sulla qualità e delle persone, noi possiamo migliorare il nostro servizio. E l'altra cosa che, che è importante, che sottolineava lei, è il controllo della qualità, perché noi su questo uh, cos in particolare, ma credo senza, senza sbagliarmi, tutta la cooperazione uh, marchigiana in generale ha necessità che i propri servizi siano di qualità e che, perché sono i servizi. Io dico qualche volta ai nostri familiari, ai nostri genitori, ai nostri fratelli, quindi perché non farli di qualità? E noi chiediamo anche con forza perché sappiamo anche che qualche volta ci sono soggetti che non svolgono servizi di qualità, che il controllo da parte degli enti, delle regioni, ma anche delle, di chi deve, è, tut, è deputato a fare i controlli, siano sempre più incisivi. Perché da una parte noi siamo in grado di migliorare le nostre qualità, i nostri prodotti, nel senso i nostri servizi e la formazione professionale delle nostre persone, ma vogliamo anche che chi non lavora bene nel nostro territorio venga espulso da questo territorio. Perché esempi che sono avvenuti in questi tempi in giro per l'Italia non vogliamo neanche che minimamente si rappresenti nel nostro territorio, perché noi siamo marchigiani, e eh, in questo caso non è una parola riduttiva e territoriale, ma è una parola di, eh, di cuore, come dire, cioè noi crediamo che, che lavorare nelle marche è lavorare per noi stessi. Un'attenzione particolare per i motivi che abbiamo detto meritano i servizi di cura e di assistenza per la terza età, sia quelli diciamo, nelle residenze ad hoc sia quelli a casa, domiciliari. Quali sono le difficoltà che si incontrano in questo ambito? Quali le soddisfazioni e i successi? Domanda complessa e molto articolata. Parto dalle, dalle difficoltà fondamentalmente. Le difficoltà principali in questo momento sono quelle di un sistema... Marchigiano e italiano che eh, fondamentalmente sta soffrendo una crisi forte, quindi di conseguenza ha meno eh, disponibilità e risorse da, da spendere e quindi questo eh, ci sta pesando, ma mh, pensiamo alle spendi review, ai tagli, eh, anche sia regionali ma soprattutto nazionali hanno apportato a questo settore. Eh, questa è una delle principali eh, problematiche che in questo momento vediamo. Eh, naturalmente questo ha voluto dire che cosa soprattutto? Eh, ripensare fondamentalmente, eh, o cominciare a ripensare anche i servizi ripensare a come, come farli e eh, a come mantenerli senza perdere di qualità. Eh, la Cos eh, ha iniziato a, ad investire ad esempio eh, co costruendo, comunque realizzando strutture residenziali per anziani, ne, stiamo, oh, ne abbiamo già tre, eh, ne stiamo investendo in altre, eh, perché riteniamo che questo ad esempio possa essere un investimento per il futuro, per noi, perché costruiamo strutture a nostro, come dire, eh, ri ritagliate sulla nostra mh, qualità dei servizi, eh, seconda cosa perché investiamo anche per noi stessi in un futuro, cioè avere strutture di nostra proprietà comunque mh, per lungo tempo ci permette di comunque di investire sul territorio. L'altra cosa è naturalmente investire vuol dire anche creare strutture eh, Pensate da qui ai prossimi vent'anni, non pensate da qui ai prossimi due, quindi anche con eh, tecnologie e modalità eh, innovative. L'altra parte è quello del, dell'investimento sulla domiciliarietà, cioè la risposta alle esigenze soprattutto degli anziani, in particolare alla terza età, da una parte può essere data dalle strutture, dall'altra parte deve essere data dalla domiciliarietà, cioè dai servizi a casa dell'anziano, perché noi tutti crediamo che più l'anziano rimane a casa, anche in condizioni difficili, complesse, anche da un punto di vista clinico, è meglio l'anziano uh, può, può stare. E su questo noi stiamo mettendo in piedi uh, un nuovo servizio uh, che sta partendo in questi giorni, che in parte è già partito, ma che avrà la sua uh, prosecuzione da, da qui eh, in avanti, che si chiama ProntoCost, che è un servizio fondamentale di domiciliarietà rivolto non più però nei rapporti con gli enti pubblici, ma direttamente sul mercato privato, perché riteniamo che anche in questo caso il mercato privato, cioè dell'assistenza domiciliare, eh, ha bisogno di servizi di qualità e COS, con la sua esperienza ormai più che quasi quarantennale è in grado di dare questa risposta, cioè servizi a domicilio ma servizi che sono estremamente qualitativi da un punto di vista della risposta al bisogno della persona, in particolare di quella anziana. Intanto apro una parentesi e le immagini che vi stavo mostrando mentre parlava il nostro ospite si riferiscono al primo spot della COS realizzato nel 2014, uno spot che raccoglie diciamo in modo originale quelli che sono i valori della cooperazione sociale e c'è un'altra parte oltre a tutto quello che abbiamo detto finora che è molto importante ed è una fetta di attività preponderante per COS Marche, significativa, è quella della formazione della ricerca e dei progetti eh, europei. Quali sono, oh, Mancinelli, i frutti migliori che arrivano da questi settori se li dovesse sintetizzare? Sì, eh, il frutto migliore probabilmente di questo insieme di, di queste cose, soprattutto della ricerca e della progettazione a livello europeo, cioè di, di percorsi finanziati dalla comunità europea, è stato quello di, eh, come dire, di poter sperimentare innovazione. Innovazione nel, nel campo sociale, questa per noi è stata una grandissima possibilità che ci ha dato l'Europa con, uh, con i finanziamenti e con la ricerca, uh, perché nel tempo noi abbiamo un dipartimento di ricerca e formazione che ha quasi 20 anni in questi, e ha al suo attivo circa una 60 progetti europei, tra cui molti dei quali di ricerca. Sulla base di questi noi abbiamo potuto... Come dire, sviluppare, innovare, ricercare anche soluzioni diverse rispetto ai servizi, anche nel confronto forte, impegnativo, importante, con realtà europee che in alcuni casi eh, erano comunque eh, più progredite eh, di noi eh, e questo ci ha permesso di confrontarci. Non abbiamo sfigurato, di vedere le Marche e l'Italia comunque hanno sempre ben eh, rappresentato, però il confronto con realtà importanti, anche universitarie, centri di ricerca a livello italiano e europeo ci hanno permesso di fare questa cosa. E sempre più noi ci crediamo e sempre più ci stiamo anche lavorando sulla progettazione europea e dall'altra parte la formazione. La formazione è stato l'altro elemento centrale negli anni per sia riqualificare tutto il nostro personale, ma soprattutto anche per formare i futuri operatori in campo sociale. Questa è stata la grande sfida che cosa ha raccolto vent'anni fa e che io oggi cerco come dire, di portare avanti, grazie a a tutta la Cosa e a tutti i colleghi che, che lavorano con me, perché questa crediamo che sia la sfida più importante, perché sì, nuove strutture, sì, nuovi servizi, ma la ricerca è quel qui di in più che ci farà forse domani dare risposte migliori ai nostri concittadini. E noi seguiremo un po' gli iter di questa sfida. Ringraziamo uh, il nostro ospite, Diego Grazie Mancinelli, responsabile Dipartimento Ricerca e Formazione della Cosmark. Buon lavoro. E parlavamo all'inizio di strutture di eccellenza a livello nazionale che si occupano di fragilità e degli anziani, quindi nel darvi appuntamento alla prossima puntata vi lascio con un'intervista al dottor Luigi Leonarduzzi, il nuovo direttore generale dell'IRCA, l'Istituto Nazionale di Riposo e Cura per gli Anziani, lo ricordiamo l'unica IRCS ad occuparsi in Italia di geriatria. Arrivederci. IRCA considerata da tanti anni e in questi ultimi anni ancora di più come una vera e propria eccellenza, non solo nelle, nelle marche ma, ne, ma nel panorama italiano, perché si occupa esclusivamente di innovazione e ricerca per anziani, quindi anche del tema della longevità attiva, che mai come in questo momento nelle marche insomma è un settore importante. Sì, le marche sono una delle regioni che ha eh, la longevità maggiore in Italia, tra le maggiori in Italia. E, L'unico istituto a livello nazionale che segue questa parte è, eh, è l'Irca di Ancona. Noi abbiamo delle sedi che eh, sono specifiche su alcuni settori particolari, la pneumologia a Casatenovo, provincia di Lecco, è una delle eccellenze della Lombardia. Certo son, è monotematico, diciamo, però eh, proprio perché è monotematico è. Mh, è Svolge un'attività estremamente importante, dedicata e particolare ed è riconosciuto come uno dei reparti più qualificati a livello lombardo, non voglio dire a livello nazionale, ma sicuramente per la regione Lombardia lo è. Poi abbiamo sempre in parte ricerca per gli anziani, abbiamo ad Ancona, in via della Montagnola, L'ospedale Sestilli, che svolge un'attività che è integrata fra ricerca e ospedale, anche perché la ricerca non si può fare solamente in, in veste teorica, ma occorre abbinarla anche a una fase pratica e, e concreta. Poi abbiamo Fermo, sempre nelle marche, lo stesso eh, Pneumologia e altre. Eh, no, eh, diciamo anche qui è, è, è imperniata prevalentemente su questo tipo di, di, di specialità. Eh, torno un attimo sull'ospedale eh, della Montagnola eh, sul Sestilli per dire che eh, vi sono una serie di specialità concatenate l'una con l'altra proprio in relazione allo studio sugli anziani. Perché l'anziano, quando entra in ospedale, non ha una patologia, ma ce n'ha normalmente tre, quattro, anche cinque, una collegata all'altra. Una è prevalente che determina il ricovero o il bisogno delle cure, ma le altre sono eh, conseguenti e collegate. Tenga presente che la media di ricovero per età. Nei vari ospedali marchigiani è di 70 anni, 71 anni. La media dell'Irca sono 82 anni, quindi per darle proprio il senso. Poi abbiamo una terza struttura che è in Calabria, a Cosenza, e lì eh, eh, si svolgono delle attività anche lì estremamente particolari per quanto riguarda ricerca e parte sanitaria. Eh, ehm, è una struttura. È l'unica struttura riconosciuta per la ricerca scientifica in tutta la Regione Calabria, quindi è un, eh, un fiore all'occhiello per quanto riguarda l'Irca e anche per quanto riguarda la Regione Calabria. Tant'è che la stessa Regione Calabria adesso ha trovato un rapporto e un raccordo con, con l'Irca e la Regione Marche per poter proseguire l'attività, visti. Vista il ridimensionamento delle disponibilità economiche che ci sono state nei confronti della sanità e soprattutto della Regione Calabria, perché la Regione Calabria è una regione commissariata, quindi con tutta una serie di vincoli estremamente precisi. Quanto è importante allora l'IRCA nel settore della ricerca? E anche perché è così importante l'IRCA nel settore della ricerca? Allora, la, nel settore della ricerca l'IRCA è importante perché ha, eh, come dire, una serie, di sta studiando una serie di interventi nei confronti della longevità attiva per rendere meglio vivibile eh, la terza o quarta parte della vita di un individuo. Lei faccia conto che noi abbiamo in questo momento a Fabriano una struttura eh, in cui nell'interno sono raccolti. I migliori o tra i migliori sistemi di assistenza all'anziano che vive da solo in, in un'abitazione. Perché uno dei fattori che ormai è voglio dire, acclarato è, è che l'anziano deve poter continuare a vivere nella propria residenza, nel proprio ambiente insieme alle persone che gli sono state vicine che conosce trasferire, trapiantare o sradicare e trapiantare da un'altra parte un anziano, sì, gli può consentire una vita fisica, diciamo così, forse più attenta, migliore, sicuramente più curata, ma certamente è l'inizio della fine, della discesa, mentre invece poter continuare a vivere nel proprio ambiente, ripeto, non Insieme alle persone che si conoscono, agli affetti, e avere contestualmente possibilità di migliorare la propria qualità della vita all'interno della propria abitazione, e con questa finalità c'è questo centro che noi abbiamo eh, realizzato a Fabiano, in cui sono raccolti i, tutti questi sistemi domotici per rendere la casa estremamente vivibile, sia italiani, tutti quelli prodotti all'interno della regione Marche. Quindi è anche una mostra diciamo, di quello che la. Regione riesce a produrre e anche alcuni sistemi europei.